Ricordare il passato per non dimenticare. La città di Bari ha intitolato il giardino di via Vincenzo Ricchioni a Maria Colangiuli, vittima innocente di mafia, uccisa sul balcone della propria abitazione da un proiettile vagante esploso nel corso di una sparatoria tra clan rivali al quartiere San Paolo. Era il 7 giugno 2000, aveva 70 anni. Una targa dal ricco significato che ha contribuito alla viva commozione dei presenti, parenti, conoscenti ed istituzioni. Maria Colangiuli è una vittima innocente di mafia e la sua morte ingiusta ci porta con forza a scegliere di ribellarci, di non girare la faccia dall'altra parte e di denunciare sempre e comunque violenze di questo tipo. È importante la memoria libera, si fonda sulla memoria delle vittime innocenti di mafia e Maria Colangiuli veramente per noi è una memoria che deve essere viva, deve essere anche una memoria che il quartiere deve riscoprire nella sua narrazione, anche nella sua attualità. Perché questo per noi significa impegno, non può essere solo una ricorrenza, solo una targa o solo una dedicazione di un parco. Noi avvertiamo sempre la necessità di essere accompagnati dalla società civile nella nostra lotta alla criminalità organizzata. Sentirsi soli in questa sfida è quello che ha lasciato morire tanti nostri predecessori.